Stare nei campi a fare qualsiasi cosa, non si può stare nelle stalle, le vacche non vengono munte più di giorno, vengono munte solo la notte. I mesi che vanno dal 40, dai primi del 43 fino a giugno del 43, quando poi comunque Roma viene liberata, sono drammatici. Ad un certo punto le persone vengono sfollate, sfollano. Cioè il centro nei primi mesi del 43 rimane completamente vuoto. Le famiglie vanno tutte nelle grotte che stanno vicino al castello di Torre in Pietra oppure alla Moletta, cioè nei boschi di Campello. Vengono solo di notte, perché comunque gli animali vanno alimentati, per cui si lavora solo la notte a raccogliere l'erba, si porta da mangiare e si mungono le vacche la notte verso le 8 di sera, era gennaio, febbraio, marzo, per cui alle 5 di sera, che era già buio, alle 6 di sera e poi alle 5 di mattina. E al castello ci sono le SS, c'è il comando delle SS. A Falconieri c'è il comando dell'esercito tedesco invece. Requisiscono la casa di mio nonno, un pezzo della casa di Benelli, che stava allora sulla loggia in fondo perché l'altra casa non era ancora stata costruita. Prendono gli uffici di mio nonno c'aveva chiaramente anche una stanza dedicata all'ufficio, e ci mettono il comando tedesco. Tra qui e il castello tirano un cavo per terra che serve per le comunicazioni. I mezzadri di Sette e di Guadagnini tagliano il cavo perché ci fanno i lacci delle scarpe. E allora viene il comandante delle SS a ordinare a Bianchi di presidiare il cavo. E Bianchi non c'ha uomini, manda i ragazzini a presidiare il cavo. E i ragazzini di notte vanno avanti e indietro da qui fino al castello perché gli altri non taglino il cavo. La situazione diventa sempre più caotica. Arriva il grande bombardamento di Roma. Il grande bombardamento di Roma è una cosa drammatica, i racconti che fanno sono incredibili, perché gli aerei stavano in Sardegna, entrano da qua, entrano da Passoscuro, passano sopra Falconieri e sopra Maccarese, diciamo, questo era l'ingresso. Sono più di 600 fortezze volanti. Il rumore che fanno è incredibile, gli animali impazziscono, le vacche nelle stalle impazziscono. Poi si cominciano a sentire i boati, si sentono perfettamente i boati a Roma. A quel punto la gente diventa pazza, non capisce più che succede. Gli animali strillano, rompono i recinti, i cavalli rompono, sfondano la porta. Sembra un mondo diventato pazzo. 10 giorni dopo casca il fascismo. A quel punto peggio. I tedeschi occupano. E comincia la repressione tedesca. La repressione tedesca è drammatica. Pochi giorni, 10 giorni dopo l'8 settembre, i tedeschi pigliano tre ragazzi che sono stati reclutati alla leva di Ladispoli, hanno 20 anni, la lapide sta a Palidoro, nessuno ne parla mai di loro. Io ce l'ho scritto qua sopra, i nomi. Siccome erano renitenti, li pigliano, li portano alla torre di Palidoro e li fucilano. Il giorno dopo scappia la bomba alla torre di Palidoro. Allora i tedeschi decidono la decimazione,
vanno al castello di Torri in Pietra, pigliano tutti i muratori che stavano lavorando al castello di Torri in Pietra insieme al vice brigadiere, li riportano alla Torre di Palidoro, dove prima, 2 giorni prima, erano stati ammazzati gli altri ragazzi, e decidono di fucilarli fino a quando, sapete la storia, Salvo D'Acquisto dice: beh, la colpa è mia. Non entro nei risvolti che ci sono dietro questa storia, troppo complicato e è meglio lasciar perdere. Ma comunque, i 17 che erano stati presi per essere fucilati dalla Torre di Palidoro arrivano qua, perché quella strada va a Palidoro, andava a Passo Scuro al mare. Arrivano sti zombie, mio nonno Ernesto lo raccontava sempre, arrivano camminando come se fossero dei pazzi. Arrivano qua, se buttano per terra. Mio nonno il giorno dopo manda Eugenio, non mi ricordo come faceva di cognome, a prendere il corpo di Salvo D'Acquisto. 2 uomini, non me li ricordo più, uno è Eugenio, l'altro non so chi è. Vanno col carretto, dalla prima palata e gli spacca i denti, perché stava subito... Eugenio diventa matto, scappa. Poi portano comunque qua il corpo. Ma c'è un problema, è che i carabinieri stanno col re, e per cui siamo sotto occupazione dei tedeschi, è un casino. Gli ultimi mesi sono drammatici, l'esercito tedesco non c'ha più personale, non ci sono più soldati, l'hanno finiti. Mandano dei ragazzini austriaci, hanno 17 anni, sono ragazzini, fanno pena. Poi si rompe il fronte, scappano tutti, i tedeschi scappano, pigliano quello che possono prendere, scappano con quello che c'è, se trovano le biciclette, ma le biciclette erano tutte nascoste, requisiscono i cavalli, vanno dentro la stalla dei cavalli, che c'erano quelli che servivano per il lavoro, e vanno con i fucili per prendere i cavalli, per scappare. E c'era il vecchio Cotti. Tocca a me al cavallo. Vecchio Cotti si alza con la forcina e gli dice: non toccate i cavalli. E i tedeschi col fucile. E il vecchio Cotti, che aveva fatto la guerra prima, con la forcina li manda fuori, e quelli non ce la fanno a sparare, e lui continua, caccia fuori i tedeschi, chiude la porta e i cavalli rimangono. E poi finalmente, a un certo punto, si sentono i rumori dei camion e tutti stanno impauriti, non si capisce più che è, e c'è Ludovico Pini sul primo camion che comincia... Siamo liberi, perché lui era dell'esercito italiano sbandato e già si era imbarcato con gli americani, per cui arrivano gli americani con le camionette, con i camion, con le caramelle, col cioccolato, e tutti quanti riescono fuori dalle macchie, dalle grotte, da dove si erano imbucati tutti quanti, e la guerra è finita. È finito pure il racconto.